sapete tutti che con l'accorpamento del tribunale di Lucera quotidianamente a Foggia vengono persone da una provincia talora anche molto lontana, perché geograficamente il nostro circondario è esteso. Per cui, più che pensare a un'idea o a un, diciamo, un progetto che avesse una valenza astratta, ci siamo resi conto, proprio in base alla constatazione quotidiana di queste cifre cui prima gli interventi che mi hanno piaciuto hanno fatto riferimento, cioè di bambini che, che si trovano in situazioni precarie e che loro malgrado sono costretti a sostare nel palazzo di giustizia in attesa che l'adulto di riferimento disbrighi la ragione per la quale è qui, che può essere un'attività lavorativa innanzitutto, il riferimento alle donne avvocato, ma che può essere anche la necessità di rispondere doverosamente a una richiesta, a una chiamata di presenza davanti all'autorità giudiziaria, come può essere per i testimoni, a cui il nostro malgrado talora siamo costretti a chiedere un impegno in termini di tempo che si prolunga, diciamo, in maniera significativa. Partendo appunto da questa considerazione, e come magistrati, come Comitato per le Opportunità della Procura della Repubblica, ci siamo chiesti, noi che interveniamo quotidianamente in maniera anche significativa nella vita dei cittadini, negli aspetti relazionali, nelle relazioni di famiglia, negli aspetti economici, sulla libertà personale, che cosa possiamo fare, per quanto ci è possibile nel nostro piccolo, per cercare di limitare il disagio legato proprio alla necessaria presenza dei minori quando devono venire nel Palazzo di Giustizia, e quindi presso il Tribunale, presso la Procura della Repubblica, a seguito, diciamo, dell'adulto che in quel momento non può fare diversamente, perché non ha la possibilità di provvedere diversamente, seppure episodicamente, alla gestione del piccolo. Ecco che l'idea di trovare un punto di ristoro per i più piccoli è un'idea che ha implicato, diciamo, la necessità non solo di individuare una struttura, un punto di per sé idoneo, ma anche un punto che fosse facilmente accessibile, facilmente individuabile e che fosse anche compatibile con la gestione dell'organizzazione degli uffici giudiziari, che, come sapete, non solo per l'attività giudiziaria in senso stretto, ma per tutti i servizi connessi, richiede una doverosa attenzione alla riservatezza e certe volte, e molto spesso per il mio ufficio, alla segretezza. Ce l'abbiamo fatta grazie alla collaborazione e al prezioso sforzo di tutti i presenti, tant'è che la sala non è solo stata individuata, ma è addirittura in prossimità dei varchi di accesso, proprio per facilitare l'accesso e anche per renderlo compatibile con l'attività che noi quotidianamente facciamo qui.